siamo venuti da Canadian Tire perché mi serve o una maglietta o un cappellino, perché tra qualche giorno andiamo a vedere una partita e quindi dobbiamo vestirci a te. Quindi siamo venuti qua per cercare di trovare qualcosa da metterci. Vediamo, mettiamoci all'opera. Questa è la maglietta che ho preso l'altro giorno da Canadian Tire, perché stasera andiamo a vedere i Toronto Raptors. E probabilmente ora vi state chiedendo: e chi sono i Toronto Raptors? Adesso un momento culturale da Valentina. Allora, i Toronto Raptors sono una squadra ovviamente di basket, anche il simbolo lo spiega. Comunque, i Toronto Raptor vengono fondati nella stagione 95-96, allora insieme ai Vancouver Grizzly, che erano dall'altra parte dello stato. E queste due erano le uniche squadre dell'NBA in Canada. Ma i Toronto Raptors non sono i primissimi fondati, bensì c'era un'altra squadra di Toronto 49 anni prima, che si chiamavano i Toronto Husky. Però, poverelli, era il 1946 quando giocavano e sono durati una sola stagione. Alla fine della stagione la squadra è decaduta. Quindi Toronto ha aspettato 49 anni prima di fondare una nuova squadra di basket, chiamata appunto i Toronto Raptors. Perché si chiamano Toronto Raptors? Perché in quegli anni c'era il fenomeno ovviamente Jurassic Park e avevano lanciato un contest per nominare questa nuova squadra di basket di Toronto. Tra tantissimi nomi che hanno ricevuto, erano praticamente tutti nomi di animali. C'era il beaver, grizzly, ox, scorpio, T-Rex, raptors ovviamente, e tanti 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 altri. E l'allora capo del progetto di giudicare il nome era John Bitov, e decide per nominarli Raptors, siccome Jurassic Park stava impazzendo e erano tutti impazziti per i dinosauri. Perché non chiamare una squadra con il nome di un dinosauro? E quindi Raptors da Velociraptor. Oggi i Toronto Raptors sono una delle 30 squadre dell'NBA e unica squadra canadese dell'NBA, perché i Vancouver Grizzly sono stati sposati a Memphis, quindi non fanno parte più del Canada. Quindi i Toronto Raptors è l'unica squadra ufficiale canadese. Il 28 febbraio del 2006, dopo il licenziamento di Rob Babcock, che allora era il GM dei Toronto Raptors, subentra Brian Colangelo. Brian Colangelo si fa subito notare come nuovo GM dei Toronto Raptors, perché decide di andare oltre gli schemi e non prendere giocatori americani, come allora era normale fare, ma decide di volare oltreoceano fino in Italia e di prendere Andrea Bargnani, cestista romano che giocava nella Benetton Treviso, come prima scelta del draft NBA del 2006. Ed è anche il primo giocatore italiano a giocare nell'NBA. Siamo pronti? Direzione Scotiabank Arena. Sono solo le 5:50 ed è già buio come se fossero le 10. Che tristezza. Andiamo alla fermata, 4 minuti e arriva il bus. Mica male.
Do you know what time it is? Tell me, do you know what time it is?
Sono rientrata a casa, partita finita, molto bella, interessante, però devo dire che l'aria che si respira a una partita di basket è totalmente diversa rispetto a una partita di baseball. Il baseball è qualcosa di più. Il basket è un po' più serio, meno trash. Mi aspettavo più cose trash. Quelle le trovi solo nel baseball. Però è stata una piacevole serata. Ho anche recuperato una mattina. E voi iscrivetevi per non perdere i prossimi episodi da Toronto e commentate con i Raptors che hanno vinto. Buona continuazione. Alla prossima.